Io credo che sia importante per le città del futuro che i piani e i progetti che vengono portati avanti dagli amministratori locali che si occupano dello sviluppo del territorio siano incentrati su temi che affrontino il rapporto fra la memoria storica, fra gli elementi propri che esistono nelle città riferiti al passato e la necessità di innovazione, delle esigenze anche rinnovate che i cittadini hanno rispetto al futuro. Quindi è molto importante partire da quello che esiste. La città di Victor Hugo in Notre Dame de Paris è una città che è un libro di pietra, dove tutto si può leggere dagli edifici che sono stati costruiti, chi ha costruito bene, chi ha costruito male, chi ha perso, chi ha vinto e anche chi ha realizzato elementi di sostenibilità per il futuro, invece chi ha degradato il territorio. Io credo che bisogna partire dalla conoscenza, da quello che esiste nella città, non solo nella città antica, ma anche nella città contemporanea, nelle periferie, perché quello che dobbiamo fare è non costruire nuove periferie, quindi dobbiamo darci da fare perché in qualche modo tutte le azioni politiche di un'amministrazione comunale siano rivolte alla riqualificazione, alla rigenerazione di quartieri che sono stati costruiti male negli ultimi decenni che hanno portato all'interno delle città problemi di insicurezza urbana, di insicurezza sociale. Quindi è un'attività molto complessa, ecco, che oggi non è più quella della costruzione della città, ma della ricostruzione della città. Quindi io credo che sia importante riflettere su quello che è stato per non commettere gli errori del passato e soprattutto con un filo spaziale e temporale che lega quelle azioni positive che c'erano un tempo dove le città erano il luogo dell'incontro, dello stare insieme, dove si dialogava nelle piazze, dove c'erano delle funzioni miste, dove c'era il municipio, ma anche la chiesa, il commercio, la residenza. Ecco, la città che è il luogo dello stare insieme deve ritornare ad essere il luogo dello stare insieme. Le città che hanno sviluppato queste azioni legate a questo filo spaziale e temporale delle buone pratiche del passato sono quelle che oggi sono città che possiamo considerare anche nella parte contemporanea delle città migliori, sono le città che hanno progettato, hanno realizzato quartieri ecocompatibili, sono città che hanno le persone nelle piazze, nelle strade, piene di energia, di vita, di giovani. Ecco, noi dobbiamo legare il filo con un filo spaziale e temporale delle azioni che noi oggi facciamo, quelle buone pratiche che nel passato.